Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Anzi, ben ritrovati su Maledetti Dadi, perché come avete visto e sicuramente vi sarete accorti, l'iconcina del canale, quella storica Coridan Jade, è cambiata in Maledetti Dadi e lo stesso il banner sopra e la grafica del canale appunto in Maledetti Dadi. Ma cos'è Maledetti Dadi? Cosa che ho pubblicizzato anche su Facebook. Maledetti Dadi è un progetto di giochi da tavolo, giochi di ruolo o, per meglio dire, di board game o tabletop game. È un progetto che abbiamo iniziato, che andrà a cambiare completamente la facciata del canale, per quanto qualcosa del vecchio canale resterà ancora, ed è un progetto che vuole essere molto più ampio, quindi un macro progetto dove all'interno saranno inseriti i video, recensione, cosa ne penso, novità, anteprime, magari video sui Kickstarter e non soltanto, anche partite, gameplay registrate sia dal vivo con giochi reali, che ne ho un'infinità, sia giocate con amici magari a distanza su Steam, ad esempio un gioco alla Tabletop Simulator che diverse volte ho portato. Stessa cosa per le giocate di ruolo che verranno giocate online con Roll20 in compagnia di amici e di vari gruppi. Quindi il progetto Maledetti Dadi nasce appunto per ampliare una volta per tutte il canale, staccandosi dal tema di un passato che avete visto, ormai non tratto neanche più, che sono i gameplay, ma comunque ci saranno anche recensioni su videogiochi, come avete visto l'ultimo di Star Wars, Outlaws, quindi comunque ci saranno ancora recensioni sui videogiochi, ma per il resto si distacca totalmente dal tema precedente. Questa cosa di Maledetti Dadi va ad unirsi a una collaborazione per noi molto importante, che è quella di Arzelle e Malapietra, che trovate nel video, troverete tutti i link in descrizione, poi nel montaggio vedrete anche di cosa si tratta. Arzelle e Malapietra è un'associazione, una realtà di tabletop, di gioco intelligente, quindi board game, giochi di ruolo e quant'altro, che è una realtà appunto che è nata da circa un anno e sta contando sempre più membri all'interno, con un direttivo molto attivo che fa circa un evento al mese, bello grosso, a cui partecipano a volte anche 40-50 persone, e il numero sta crescendo sempre di più. L'associazione Arzelle e Malapietra si trova a Marina di Pisa, quindi sul litorale pisano, ed ha sede nel circolo Il Fortino, circolo che offre uno spazio immenso, come vedrete anche nel video, dove ci sono sempre molti tavoli e una stanza talmente grande che ci si potrebbe fare una mezza fiera all'interno. Quindi Arzelle e Malapietra propone serate di gioco, quindi se siete fra Livorno e Pisa potete partecipare, ma anche più in là volendo potete partecipare tranquillamente, e vi lascio il link in descrizione del gruppo su Facebook, così da potervi documentare e magari, non lo so, cercare notizie o anche informazioni, e hanno anche un gruppo WhatsApp. Si trovano regolarmente per giocare una o due volte a settimana e una volta al mese fanno sempre un grande evento in cui partecipano un sacco di gente. Magari, ad esempio, ora il 13 di ottobre, se vi potesse interessare, c'è l'evento Saga. Saga è un gioco, un wargame di schermaglie, ma più che schermaglie, piccoli eserciti, secondo me anche qualcosina in più, a livello storico, per quanto ora sta per uscire anche una variante fantasy. Quindi l'epoca di Alessandro Magno, l'epoca di Annibale, l'epoca di Roma, crociate, vichinghi e quant'altro. E questo torneo del 13 di ottobre sarà ambientato durante le crociate, utilizzando i regolamenti e i manuali tradotti in italiano da VE Editori, che tra l'altro colgono anche l'occasione per salutare e ringraziarvi, visto che VE Editori parteciperanno anche a questo evento come sponsor, e comunque ci saranno dei premi messi in palio da loro, che ringrazio quindi doppiamente. Ed è una realtà dove ci aiuteranno a fare video, quindi ora a breve, a giorni, vedrete un video, appunto il primo video su Arzelle e Malapietra, dove il direttivo ci presenta una partita One Page Rules e ci fa un po' una descrizione di quello che è il progetto. Mi vedrete molto spesso anche a me con Arzelle e Malapietra, quindi andrò laggiù con loro a giocare, e tratteranno di tutto, wargame, giochi da tavolo, tutto quello che riguarda appunto il gioco tabletop. Ed è una cosa molto importante perché ci crediamo veramente molto in questo progetto, che al momento conta, ve l'ho detto, attive una quarantina di persone, sono sempre di più, quindi se volete farne parte siete i benvenuti. E da oggi il mio canale, ovvero Maledetti Dadi, io ovviamente rimango sempre Coridan, però il mio canale Maledetti Dadi collaborerà attivamente con Arzelle e Malapietra per eventi e quant'altro. Quindi
Guardate il link in descrizione e se ci verrete a trovare dal vivo non ci farà altro che piacere. Ciao a tutti e alla prossima!